credo che dobbiamo mobilitarci tutti, vi siete già mobilitati per fare la rivoluzione qualche giorno fa cambiando il sindaco, adesso ci dobbiamo mobilitare tutti per votare una valanga di sì domenica e lunedì. Dobbiamo andare a votare al di là del colore politico di ognuno di noi, quando si parla di salute, di legalità e di democrazia, sono concetti che appartengono a tutti al di là della fede politica. Votare sì per l'acqua pubblica significa evitare che l'acqua venga privatizzata, che l'acqua diventi un bene di cui se ne approfittino le multinazionali. L'acqua, come il mare e l'aria, è un bene comune, e bene comune deve diventare ancora di più del pubblico. Il bene comune è qualcosa che appartiene a tutti, quindi è una grande battaglia democratica. Io sono convinto che sull'acqua pubblica ci sarà un forte risultato, così come sul nucleare, e lo voglio dire a Napoli: il sì al referendum per dire no al nucleare è fondamentale in tutta Italia ed è fondamentale in questa regione, perché non dimentichiamoci che prima della tragedia del Giappone c'era già l'accordo tra il governo Berlusconi e il presidente Caldoro di fare una centrale nucleare in Campania, quindi dobbiamo tenere la vigilanza alta e dobbiamo votare sì. Poi dobbiamo votare sì al referendum sul legittimo impedimento, perché dobbiamo ricordare al Presidente del Consiglio, che è un po' distratto, che la legge è uguale per tutti, lo dice l'articolo 3 della Costituzione, e non c'è differenza tra i cittadini di fronte alla legge. Quindi una battaglia per la salute, una battaglia per la democrazia, una battaglia per la legalità e per lo sviluppo. Io credo che Napoli scriverà anche in questo una bella pagina democratica e di civiltà. Sicuramente in Campania, a Napoli, supereremo il quorum, perché siamo tutti senza cervello e quindi sapremo perfettamente capire che dobbiamo andare a votare sì, così daremo un'altra grande dimostrazione a tutti quelli che invece cercano di boicottare il referendum, evitando che i cittadini italiani vadano a votare. Quindi una grande mobilitazione dei prossimi giorni, io mi sono impegnato non solo come cittadino e come persona, ma anche come sindaco di questa città. Napoli sarà in prima fila nella lotta affinché si raggiunga il quorum e lunedì potremmo festeggiare l'acqua pubblica, il no al nucleare e il no al legittimo imprenditore. Grazie. Scusate. Dai, da questa parte la catena. Da questa parte. Andiamo a raggiù. E poi là, guarda, sindaco, guarda in fondo là. Tra poco ci andiamo dall'altra parte. Ah, perfetto, ottimo. Stiamo cercando di prendere tutta la. Facete vedere, scusate, dobbiamo alzare il braccio, non ci vedono come state davanti, scusate.